È stato scelto Bruno Mancuso, sindaco di Sant'Agata Militello, quale nuovo presidente della Giunta dell'Unione dei Nebrodi, ente che associa i comuni di Sant'Agata, Capodorlando, Torrenova, Caronia, San Fratello e Santo Stefano di Camastra, sotto il comune obiettivo di promuovere lo sviluppo del territorio e la crescita delle comunità che lo costituiscono. Mancuso, che assume la carica al posto di Franco Ingrilli, sindaco di Capodorlando, nominato con delibera di Giunta dell'Unione del 24 novembre 2017, avrà il delicato compito di dare nuovo impulso all'associazione e di indirizzarne l'attività verso obiettivi condivisi di più ampio respiro strategico per creare nuove opportunità di crescita economica del territorio dell'Unione. Questo è un ente locale che io ho voluto nel 2005, ricordo, e ho coinvolto molti comuni vicini che negli ultimi anni ha segnato un po' il passo. Siccome è uno strumento molto utile ai fini intanto per intercettare delle risorse europee sui programmi operativi europei, sui fondi strutturali, e poi perché i comuni più importanti del territorio partecipano a questa coalizione territoriale, secondo me è giusto che venga rianimata, recuperata e portata avanti, perché è uno strumento importante per il territorio. Quindi insieme agli altri sindaci ci siamo riuniti a Capodorlando, loro hanno deciso di affidare a me la ripresa di questa unione. Io li ringrazio, spero di fare del mio meglio, anche perché ci ho creduto dall'inizio e quindi probabilmente sono molto più motivato. Se si pensa all'ambito municipale, io credo che nessun comune riuscirà a dare risposte importanti. Secondo me il territorio deve stare insieme e fare delle strategie di sviluppo che siano comprensive, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Il territorio è strategico, ha delle potenzialità nella misura in cui riusciamo a sfruttarle in maniera circoscrizionale, perché c'è un entroterra dove ci sono dei comuni che hanno una loro funzione, abbiamo la faccia al mare, quindi dobbiamo sfruttare queste potenzialità, questa caratteristica di territorio che è veramente peculiare.